Durante il Pokémon Direct del 5 giugno sono stati finalmente svelati nuovi dettagli sull'ottava generazione di giochi Pokémon. Le novità presentate sono parecchie e riguardano diversi aspetti di Spada e Scudo. Nel caso non aveste voglia o tempo di guardare i quasi 17 minuti di stream originale, zeppi di informazioni ma anche di momenti cringe, Jamie, questo video viene in vostro soccorso. Io sono il Poro Michele e queste sono tutte le novità del Pokémon Direct in soli 3 minuti. Partiamo dalla fine con l'annuncio della data di uscita dei due giochi. Spada e Scudo arriveranno su Nintendo Switch il 15 novembre, con una release mondiale simultanea. Non solo potremo godere dei giochi senza attese strazianti rispetto al resto del mondo, ma al lancio sarà disponibile anche un bundle che racchiuderà i due titoli in una pacchianissima steelbook dorata. Almeno per noi europei, gli americani sembra che dovranno accontentarsi di un double pack. Ora che sono state mostrate anche le box art del gioco, i più attenti di voi avranno notato questo piccolissimo dettaglio in copertina, i Pokémon leggendari che coprono il 90% dello spazio. Le due mascotte di questa generazione saranno i lupi Zachan, per Spada, e Zamazenta, Scudo. A proposito di nuovi Pokémon, l'Art Director ha presentato alcuni volti inediti di questa generazione. Abbiamo la pecora Wulu, il Pokémon morso Dreadnought e Corviknight il Corvo, utilizzato nel gioco per il fast travel tra una città e l'altra. Gossifleur, infine, è l'unico Pokémon di cui ci è stata mostrata l'evoluzione, Eldegoss. Per quanto riguarda i personaggi, è stato svelato parte del cast che popolerà la regione di Galar. Abbiamo l'imbattibile campione Dandel, accompagnato dal suo fido Charizard, il rivale Hop, la professoressa Flora e la sua assistente Sonia. Mostrato anche un capo palestra, il muscolosissimo Yarrow. Inoltre, abbiamo avuto la conferma di quanto intuito dal reveal trailer. Nella regione di Galar, le palestre assumono la forma di giganteschi stadi, dove le battaglie tra allenatori sono seguite tipo il calcio in Italia. Gli stadi introducono la più grande novità di gameplay, il Dynamax. Questa meccanica consiste nei Pokémon giganti, dei Kaiju alla Godzilla per intenderci. Oltre ad inscenare degli scontri epici, la meccanica porta profonde novità di gameplay. Tutte le stats dei Pokémon subiranno un notevole boost, così come tutte le mosse del moveset si trasformeranno nella versione Dynamax. Si può usufruire dei Giga Pokémon solo una volta a battaglia, e la trasformazione durerà soltanto 3 turni. Ma il Dynamax non sarà un'esclusiva delle palestre. Infatti nei percorsi, ora denominati Terre Selvagge, sarà possibile lanciarsi in The Raid Multiplayer contro Pokémon in versione gigante. Questa modalità co-op fino a 4 giocatori sarà disponibile sia online che in locale e richiederà un'ulteriore pianificazione strategica da parte del team. Durante questi scontri, infatti, solo uno dei 4 allenatori potrà trasformare il proprio Pokémon nella versione Dynamax. E sono proprio i percorsi a presentare alcune delle novità e conferme più interessanti. Non solo a quanto pare diremo addio agli incontri casuali, riprendendo la presenza dei Pokémon nell'Overworld direttamente da Let's Go, ma in più avremo la possibilità di gestire liberamente la telecamera di gioco. Inoltre le terre selvagge saranno caratterizzate dall'alternarsi dei cicli di giorno e notte e da un sistema di meteo variabile. Alcuni Pokémon quindi compariranno solo durante determinate ore e sotto specifiche condizioni meteo. E queste erano tutte le novità presentate all'interno del Pokémon Direct. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Fatemi sapere nei commenti se vi piace come stanno venendo fuori Spada e Scudo. E soprattutto se ci sono delle feature che vorreste vedere annunciate nei prossimi mesi. Io sono il Poro Michele, da Galar. Ciao!